Beniamino Quintieri, presidente di SACE per Affari Italiani. Siamo al convegno dei giovani imprenditori e si parla di investire nel coraggio. La domanda è: come aiutate le imprese italiane a investire nel coraggio all'estero? Sì, ma intanto ci sono dei periodi della storia in cui il coraggio non è un'opzione ma è una necessità. Oggi internazionalizzarsi è diventato per le imprese una necessità se vogliono crescere, se vogliono migliorare, se vogliono restare competitive. Certamente viviamo in un mondo in cui c'è un numero crescente di opportunità in un numero crescente di paesi, ma è anche un mondo in cui i rischi di varia natura sono anche in aumento, quindi bisogna saper bilanciare, cogliere le opportunità riducendo i rischi, e questo è esattamente ciò che fa il gruppo SACE Simes, si aiuta attraverso una ampia gamma di strumenti le imprese ad affrontare con minori pericoli e con maggiore tranquillità un mercato che non è solo quello europeo ma è un mercato mondiale. Ecco, l'internazionalizzazione e l'export è un po' quello che ha tenuto a galla l'economia italiana negli ultimi anni. Questo è un trend che sta continuando. Sì, intanto ricordiamo che il ritorno ai livelli pre-crisi è dovuto quasi interamente alla crescita dell'export, che hanno contribuito per oltre 6 punti percentuali alla ripresa del PIL. Quindi senza export saremmo più poveri di quanto non eravamo nel 2007. Le previsioni sono buone, il 2017 è stato un anno record con una crescita di oltre il 7% che non si registrava ormai da tanti anni, e le previsioni per i prossimi anni, stante l'incertezza che regna nei mercati, le previsioni sono comunque incoraggianti. Si può ragionevolmente pensare a una crescita media che superi il 4%, 4-4,5% in un orizzonte di 3-4 anni, quindi l'export potrebbe continuare su questa strada e superare nel giro di un anno e mezzo i 500 miliardi di fatturato manifatturiero.